Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato. Di sabato? Ma perché non ricordo mai le date? Oggi è sabato 19 settembre e sono le 18:57 e io sto preparando due dolci, uno per casa e uno per stasera che andremo a casa dei zii di mio marito che ci hanno invitati. E preparerò una sorta di torta alla Nutella. La ricetta di questo dolce è già presente sul mio canale, vi metto qui nelle schede. In realtà nel video di questa ricetta non l'ho farcita, è semplicemente diciamo la base, il pan di Spagna va al cioccolato ed è buonissimo, anche da mangiare senza niente, però io poi ci ho fatto una modifica e ogni tanto quando serve diciamo farcirla per fare una cosa diversa la riempio con Nutella e panna. Buonissimo, che ve lo dico a fare. La cosa buona di questo dolce è che non ha bisogno di una bagna perché è già umida da sé ed è ottima, ottima veramente. Io vi invito a provarla. E sta cuocendo nel fornetto, ormai faccio tutto nel fornetto. I dolci vengono uno spettacolo. Ora vi faccio vedere come è venuto alto questo pan di Spagna che ho fatto per casa. È venuto benissimo. Quindi vi dicevo di questo dolce che ho fatto la videoricetta e ve lo caricherò prossimamente. Non so se magari forse lo vedrete anche prima di questo vlog, sicuramente, perché ho già girato un vlog che devo montare e vi devo caricare e poi dopo quel vlog vi metterò questa videoricetta di questa torta ripiena di gocce di cioccolato che potete anche fare all'interno di uno stampo per ciambella. Io però qui l'ho fatto nello stampo semplice per la torta, non ho usato quello per ciambella. E niente, piccolo riassunto. Quindi stasera andremo a cena a casa degli zii e loro abitano in campagna. Hanno anche parecchi cani, mia figlia adora gli animali, anche noi adoriamo gli animali, quindi lei stasera si divertirà tantissimo. Magari poi stasera vi faccio qualche piccola clip e vi faccio vedere un po'. È molto bello all'esterno, speriamo che non c'è vento perché c'è un po' di vento qui, speriamo che si calmi un po'. Questo vlog in realtà non sarà solo di oggi, quindi lo girerò anche domani. E domani ho intenzione di preparare cose buone da mangiare. Domani passerò la giornata a fare le pulizie in casa, come tutte le domeniche, bellissime le mie dolcissime domeniche. E in più preparerò un po' di cose, mi porterò avanti per dopodomani, perché dopodomani si ritorna a lavorare e niente. Greta sta facendo il bagnetto e tra poco le preparo un po' di pastina così mangia prima di andare lì, perché altrimenti quando arriviamo là pensa solamente a giocare e non fa la cena. Ecco pronto il pan di Spagna al cioccolato, adesso lo devo andare a farcire. Buongiorno, oggi è domenica mattina e ieri vi ho lasciati così, senza nessun'altra ripresa perché poi come siamo andati a casa della zia non mi andava di riprendere, anche perché da tanto che non ci andavamo avevo pensato un po' a stare insieme, no? Sono le 11 e io dopo ho messo a cuocere il sugo con la carne
e oggi quindi mangeremo la pasta fresca con il sugo di carne, diciamo con ragù. Questo è il ragù che cuoce. E ho utilizzato questa pasta di pomodoro della Molisana. Non l'ho mai presa, è la prima volta che la provo. Speriamo sia buona. In realtà volevo fare le orecchiette nei cocci, quelli di terracotta. Però non so se ce la faccio con i tempi. Ora vediamo un po' se riesco, li faccio così. Altrimenti faccio la pasta semplice con ragù. In più devo raccogliere le robe, andare a stendere le altre, la solita routine della domenica. Qui c'è Greta che ruba le cose di papi. Ah, e non vi ho più mostrato il portabarattoli che ho dipinto. Mi piace tantissimo l'effetto che fa. Guardate, l'effetto gesso. Qui c'è il portaspezie che voglio ultimare, devo finirlo di sistemare, perché qui forse ci voglio mettere un cuoricino, non lo so, vediamo un po', devo vedere come sembra. E questi qui li voglio sostituire con dei barattoli tutti uguali, in modo da sembrare più in ordine. Così non mi piace con questi barattoli, anche perché tutti di marche diverse, non mi piace. E quindi è da sistemare. Mio marito è appena tornato dalla campagna e mi ha portato l'uva da vino che ha fatto lui. È completamente biologica, non è stato fatto alcun trattamento, quindi oggi assaggeremo. È tornato il papi e ha ordinato il pranzo per oggi. Cosa prepara? Le orecchiette nei cocci. Gli ho chiesto, facciamo le orecchiette semplici col sugo? Ovviamente ha detto di no. Ecco, no, fallo nei cocci perché c'è anche la mozzarella che fila. Vabbè, tanto oggi è domenica, si può fare. Quindi ora mi metto alla preparazione della besciamella. Non ce l'ho, io non la compro mai, la faccio fresca come serve. C'è un po' di luce. Pronti, partenza, via. Fa vedere il misetto di cioccolata. Uva, non adesso uva.